Siamo con Franco Bacchitta, protagonista con una doppietta di questa vittoria del derby del Bardia contro il Gonone. Franco, prima di tutto, gol dedicati a chi? I gol dedicati alla squadra, che mi sono sempre vicini, e alla mia famiglia, che sì, mi sono vicini anche loro. Ecco, raccontiamo le due circostanze. Nella prima occasione, insomma, siete partiti a mille e poi siete stati bravissimi. Prima occasione, un gran passaggio di Roberto Carta, mi ha lanciato dalla difesa, sono scattato, ho superato Argentero, che è un gran difensore, e l'ho messa al secondo palo, ho segnato. Invece nella seconda? Nella seconda, un passaggio di Alessandro Muggiano, mi ha servito di esterno, io sono scattato e l'ho messa al primo palo. Ecco, voi siete una squadra che costruite tantissime palle e gol, c'è stato addirittura il rischio sul 2-0 che la partita si potesse riaprire, visto che anche il Gonone ha sfilato la rete. E oggi eravamo in palla perché tutta la squadra ha girato, abbiamo fatto una grande partita, potevamo fare anche il quarto gol, però va bene 3-0. Assolutamente, risultato rotondo, frutto del gioco. Ecco, come vi allenate in settimana? Abbiamo visto che provate sempre questi fraseggi palla a terra e poi partito in velocità, lì bisogna batterti per fermare. No, è frutto del lavoro della squadra, io segno grazie a loro, però ci alleniamo intensamente durante la settimana e è bello, bello per tutti, diciamo. Ecco Franco, tu i gol li hai sempre fatti in questi ultimi anni, come mai giochi ancora in seconda categoria? È una scelta dettata da che cosa? Gioco in seconda perché mi merito la seconda, se no forse potrei giocare anche in prima, in promozione, ma non lo so. Qualche anno l'ho fatto in promozione ad Orgali, non ho sfruttato la chance, quindi adesso gioco in seconda. Questa è la tua dimensione, insomma. Questa è la mia dimensione. Invece dei grandi bomber del campionato, quali sono quelli più forti? Più forti vedo... parte i nostri, vedo forte l'attaccante del, come si chiama? Del Desulo Floris. Floris. Che anche lui per anni ha giocato in categoria. Sì. Floris, diciamo che lui è proprio il bomber da battere. Certo. Secondo te in che cosa dovete migliorare? Non è facile dirlo dopo una vittoria come quella di oggi. Abbiamo una gran difesa, perché è una delle meno battute del campionato, dobbiamo migliorare un po' in attacco. Oggi... non lo possiamo dire perché abbiamo segnato 3 gol, però ne potevate fare 6 o 7. Dobbiamo sfruttare le chance quando ce l'abbiamo. Certo. Come hai vissuto, insomma, questa partita così dal campo? Vedere tanta gente in tribuna sicuramente oggi, fa sempre piacere. Sì, oggi è stato un bello spettacolo, perché vedere tutta la gente di Dorgali che viene a vederci è raro, perché di solito le altre partite non viene mai nessuno, a parte i dirigenti che ci sono sempre vicini. Certo. Invece dei tuoi compagni di squadra, quali sono quelli con cui hai più legato e con cui fai spogliatoio? Con quelli che ho più legato, ho legato con tutti, diciamo, sono tutte brave persone, mi diverto con tutti. Ecco, invece delle squadre che avete trovato in questo giro d'andata, qual è quella che ti è piaciuta di più come gioco? Quella che mi è piaciuta di più, mi è piaciuto il Lozzorai e anche l'Orani, anche se siamo meno punti delle prime, mi è piaciuto molto l'Orani, che è venuta a vincere al campo di Dorgali. Che ha spugnato il vostro campo. L'unica squadra che ha spugnato il nostro campo. Certo, invece il tuo obiettivo stagionale in termini di gol qual è? Il mio obiettivo stagionale è arrivare a 14-15 gol, visto che ne ho 9 adesso, speriamo di farli. Anche di più magari. Anche di più, ma questo è importante, giocare per la squadra. Certo. Benissimo Franco, noi ti ringraziamo, ti facciamo complimenti per la doppietta di oggi, per i gol che stai facendo col Bardia. Grazie. E per il campionato, insomma, della tua squadra, davvero una mina vagante di questo girone è di seconda categoria. Grazie a voi. Grazie.